Buongiorno, benvenuti, eh, mattino presto, qui siamo efficienti, iniziamo presto. Eh, penso che possiamo iniziare il nostro incontro, questo incontro dedicato al tema della, del costruire della casa in Val d'Aosta, ma più in generale del rapporto tra il costruito e il contesto in cui viviamo. Penso che in una realtà come quella della Val d'Aosta, ma come una realtà anche più ampia delle, delle Alpi che noi conosciamo, possiamo forse dare per scontata la qualità del paesaggio naturale che conosciamo, che frequentiamo. Non è forse la stessa cosa per la qualità del costruito, ovvero non sempre. Ciò che noi abbiamo aggiunto nel corso dei secoli e che aggiungiamo tuttora eh, può essere qualcosa... Che aggiunge qualità, ma non sempre. Lo è, lo è stato, e credo che questo sia il, il punto di partenza, di riferimento. Penso che se noi guardiamo i nostri territori naturali, forse la natura da sola, ovviamente come dicevo prima, è un grande patrimonio, però ritrovare quegli elementi che l'uomo ha costruito, i terrazzamenti i dissodamenti dei, dei terreni per renderli coltivabili, anche le costruzioni, piccoli borghi, case, chiese, torri, tutti oggetti che noi troviamo sul nostro territorio, ora li vediamo come qualcosa che fa parte del contesto, che fa parte di noi. E sono convinto e credo che anche ciò che produciamo oggi, anche il contemporaneo, può eh, aggiungere qualità al nostro territorio. In che modo ci si arriva? Questo è il tema. Siamo qui appunto per parlarne, per discuterne, per valutare quali sono o quali sono stati gli elementi del patrimonio della nostra tradizione costruttiva, quali sono degli esempi, dei buoni esempi e delle buone pratiche da poter seguire e quali sono invece i, i metodi che tra tecnici, amministratori e aggiungerei anche imprese, cerchiamo di mettere in campo per raggiungere gli obiettivi di eh, preservare quantomeno il nostro patrimonio costruito e naturale. Invito quindi per iniziare questa eh, mattinata il Presidente del CELVA, Franco Manes. Grazie.